bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP 17. Stiamo per affrontare la tappa qui in Austria, Red Bull Ring Motorrad Nedro Giardini, qui a Spielberg, al circuito della Red Bull. Pole position, un secondo di vantaggio su Morbidelli, però in gara, come al solito, cambierà tutto. Quindi ragazzi, prepariamoci a combattere. Ho fatto un assetto Buongiorno, molto molto buono buongiorno per la e ben frenata. collegati a tutti gli appassionati di motori dal circuito del Red Bull Ring. Qui nella nuova cornice della leggendaria pista automobilistica manca ormai pochissimo alla partenza della decima prova del mondiale Moto2. Il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre, quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per le gomme dure e chi invece per quelle morbide. Allora ragazzi, entriamo nel nostro box. Il tempo l'abbiamo fatto comunque con le morbide, morbida morbida, però l'anteriore non è molto messo sotto stress, magari poi mi sbaglierò, ma il posteriore sì, quindi io ragazzi metterò una gomma media dietro, tanto per star tranquilli, e partiamo subito. Ci avviamo verso la nostra moto, cazzuti e sportiveggianti. Ed ecco qua la classifica con la top 10. Perfetto. Gran premio del Red Bull Ring, i piloti sono tutti sulla griglia, fra pochi istanti il semaforo si spegnerà e si lanceranno fra le curve dello storico autodromo austriaco. Speriamo che non si lanceranno nel vero senso della parola. Si parte. Mazza che spunto c'ha la speed up. Occhio, ci hanno spinto un po' fuori. Luti è secondo, Passini sembra entrato in terza posizione. Qui la velocità di punta si fa sentire. Sta curva non la mettiamo la prima, lasciamo la seconda. Ci alziamo presto, acceleriamo tutto. Passini è in seconda posizione. E anche Morbidelli ha superato Luti. Io non vorrei che fosse proprio caduto lo svizzero. Allora, Morbidelli non deve arrivare nelle prime posizioni perché sennò non lo recupereremo mai. La ruota posteriore spinna un po' troppo per i miei gusti, ma ci dovremo abituare. Largo, largo qui, si infila al morbido. Con la media dietro non abbiamo tanta trazione, dobbiamo regolare un po' di più l'acceleratore in fase di accelerazione. Di spin sul cordolo. Dentro! Mamma mia, che sorpasso! Sul morbido, gran duello per la testa della corsa. Però vedete, Morbidelli c'è un po' più di velocità di punta. Largo. No, 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 scusate. Usiamo il rewind. Eppure non abbiamo frenato tanto più tardi di lui. Tanto è bastato. Oh, attenzione, ci ha beccato il posteriore morbido. Dicevo, tanto è bastato però a farci finire lunghi. Oh, sì, domani. Fortunatamente non ci ha dato la penalità. Dobbiamo tenere dietro il morbido. Oh no, lunghissimo.
benissimo. Lunghissimo in quella curva, fortunatamente non è andata malissimo. E io quella curva non lo so proprio fare, raga. Oh, dentro su morbido. Non andiamo sul cordolo, che sennò la ruota posteriore va all'impazzata. Forse la morbida si poteva anche montare dietro, eh. Tanto non ci sono tante curve da fare in accelerazione, più o meno si accelera sempre da dritti. Morbido all'esterno, non può farcela. Vai così. Un po' di virgola nera l'abbiamo lasciata a terra, infatti la gomma si è leggermente consumata. Sul cordolo lì non si va, Morbidelli ci risupera. Però come vi dicevo, noi abbiamo sacrificato un po' l'acceleratore a scapito della frenata. Infatti, buon largo. A non far scappare via Morbidelli, dobbiamo recuperare proprio su di lui in campionato. Oh no, ho messo la prima. Perché ho messo la prima, cazzarola? No, ho preso l'interno della curva. Niente, raga. Che cazzo, è su. Bene, va molto meglio. No, 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 Morbidelli sta scappando. Non so come siamo rimasti in piedi qui. Dai, Oliveira, non mi romper le balle, eh. Portoghese del cazzo. Stretto qui. Ora ci siamo dovuti rialzare, eravamo un po' troppo stretti dentro la chicane. È proprio il lungo. Scusate, sbagliato tutto. Qui bisognava staccare un pochetto. Il risultato non è cambiato, ma perlomeno non abbiamo perso tanto tempo. È lungo. Oliveira, stai dietro, non mi romper le balle. Giro veloce di Morbidelli in 1.32 e spiccioli. Mancano tre giri alla conclusione. Ce la possiamo ancora fare. Dentro, eravamo partiti da lontanissimo. Infatti. Attenzione, l'anteriore sta finendo. Non dobbiamo forzare troppo le staccate adesso. Dobbiamo andarci sul sicuro. Magari molliamo un po' il freno anteriore e ci buttiamo dentro con quello posteriore tirato. Bene così, superato il morbido. In questa curva, ecco, guardate come derapa. In questa curva, dicevo, tendiamo sempre a bloccare l'anteriore, quindi
dobbiamo andare tranquilli, senza far del male alla moto, alla gomma. Sta per iniziare il penultimo giro. Siamo arrivati lunghi, 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 come prima, ragazzi. Morbidelli è di nuovo dietro di noi. Due centesimi, o meglio, due millesimi, dalle, due decimi. Sono in Venezia, in Moto2. Ma non ci volteremo. Arriva Morbido. Grande accelerazione dal rampino lì. Vi ho detto, la Speed Up ha una grande accelerazione ma poca velocità di punta. Riusciamo? Riusciamo. Oh mamma mia, il posteriore che inizia a galleggiare in discesa a 140 all'ora. Cerchiamo di guadagnare un pochetto. Ultimo giro che sta per iniziare in questo momento. 32 e 2, 350 millesimi su Morbidelli. Abbiamo un po' pelato il cordolo lì, un bel rischio, ce lo siamo giocati bene. Accelerazione fortissima della Speed Up. Piede a terra, piedino di salvataggio. Che è successo? Che è successo, ragazzi? Praticamente qui siamo andati un po' lunghi, la moto si è intraversata e buonanotte ai suonatori. Perché guardate, già qua si intraversa naturalmente per la conformazione della pista che ti porta ad andare lungo. Occhio a non andare nell'erba. È ritornato su Morbido. No, 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 momento. Abbiamo fatto malissimo l'ultima curva, ma alla fine arriviamo in prima posizione con Morbidelli secondo. Grandi, grandi, grandi. Grande guida, però abbiamo guadagnato solo 5 punti su Morbidelli. Scaliamo anche la posizione su Mattia Pasini. Abbiamo 105 punti di vario da Morbidelli. E non lo so, ragazzi, se ce la faremo. Una cosa è certa, ci proveremo. Festeggiamenti in casa Speed Up. Che è successo? Mi scusi? Mi sta impallando la telecamera. Vabbè, passiamo avanti, che è meglio. Ok, ragazzi. Abbiamo sbloccato 3 nuovi piloti storici. Guadagnato a 44.000 esperienza. Siamo a 371.000. Non lo so, ragazzi. Per entrare nel team ufficiale Yamaha ci vogliono 1.300.000 di esperienza, quindi non ne ho la più pallida idea. Il prossimo Gran Premio è l'Octo British Grand Prix, quindi in Inghilterra, Silverstone.
Non lo so come potrà andare, ragazzi. Questo è un circuito molto veloce. La nostra moto, come vi dicevo, non ha tanta velocità. Noi ci proviamo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione.